Salve, sono il dottor Alessandro Prota, medico veterinario esperto in medicina integrata. I metalli pesanti sono un argomento poco dibattuto e trattato nel campo della medicina veterinaria. In campo umano, svariati lavori scientifici attestano il coinvolgimento in svariate patologie infiammatorie e degenerative. Direi che la maggior parte delle patologie infiammatorie e degenerative, l'accumulo dei metalli pesanti può considerarsi una concausa, può avere un ruolo nell'innescare i meccanismi infiammatori e degenerativi attraverso un blocco enzimatico, alterando quindi l'equilibrio dell'attività cellulare. Come si definisce un metallo pesante? Non esiste una definizione universalmente accettata di metallo pesante basata sulle proprietà chimico-fisiche. Fra le tante definizioni è un elemento chimico la cui densità sia maggiore di 5 grammi per centimetro cubo. I metalli tossici sono sostanze inquinanti che penetrano in maniera insidiosa nell'organismo attraverso alimenti presenti nel contenuto e nel contenitore. La stessa contaminazione, quindi avvenuta durante la lavorazione e la conservazione degli alimenti, vaccinazioni ricorrenti, la stessa aria inquinata, l'acqua, i pesticidi, antiparassitari, alcuni farmaci possono presentare metalli pesanti, come per esempio l'alluminio. Come vedete, difficilmente un organismo non accumula metalli pesanti durante la sua esistenza. I metalli pesanti sono sostanze pericolose perché all'inizio tendono ad accumularsi nell'organismo senza dare particolari sintomi. Si accumulano lentamente e progressivamente nelle ossa, nel fegato, nei reni, nei tessuti connettivi, nel cervello e in tanti altri organi. Sono spesso un fattore aggravante, a volte determinante in numerose malattie croniche. L'epilessia idiopatica, per esempio, può essere dovuta a un'intossicazione di metalli pesanti, magari preceduta con sintomi di irritabilità cerebrale, cambio di carattere, malattie autoimmuni delle ghiandole endocrine possono avere una concausa nell'accumulo dei metalli, infiammazioni, alterazioni del microbiota intestinale, infiammazioni della parete intestinale possono avere una concausa dell'intossicazione dei metalli. L'entità e la tipologia del danno provocato dai metalli pesanti dipende dalla quantità degli stessi e dalle sedi di accumulo. L'organismo tende ad eliminarli, i metalli, attraverso la salivazione, la traspirazione, attraverso le secrezioni ghiandolari. La ricerca scientifica in campo umano ha ormai ampiamente dimostrato che alcune patologie sono strettamente legate all'inquinamento ambientale, come patologie autoimmuni, Alzheimer, aterosclerosi, sono solo un esempio. In realtà l'entità e la tipologia del danno provocato dai metalli dipende dalla quantità degli stessi e dalle sedi di accumulo. Con un meccanismo di adattamento, i metalli tossici si sostituiscono ai minerali nei siti di legame degli enzimi, bloccando i sistemi enzimatici. Si tratta di un processo subdolo, poiché in qualche modo l'organismo apre la strada ai suoi nemici e li posiziona proprio nei componenti vitali e indispensabili. È noto come il piombo va a sostituirsi al calcio inibendo il GABA, un neurotrasmettitore inibitore, causando spesso iperattività e nervosismo. A livello delle ossa interferisce sull'osteogenesi, infiammando la struttura ossea. Ad esempio il cadmio sostituisce lo zinco, un minerale essenziale per la sintesi della dopamina, della tirosina e della spermiogenesi, e soprattutto del sistema immunitario. Inoltre l'alluminio che si sostituisce al magnesio. Dicevamo prima dell'inizio del mio intervento che c'è poca attenzione e interesse nei metalli pesanti nel campo della medicina veterinaria. È stato effettuato uno studio presso il Dipartimento di Patologia e Salute Animale dell'Università di Napoli su 38 cani vissuti in un ambiente urbano, deceduti per cause diverse. Sono stati sottoposti a un esame autoptico riscontrando presenza di piombo, cadmio e mercurio nei reni, nel fegato. Quali sono i sintomi di un'intossicazione cronica da metalli pesanti? Sono sintomi vaghi, spesso poco appariscenti. Nel caso dell'alluminio possiamo avere anoressia, astenia, stipsi, atonica per la ridotta motilità intestinale, turbe digestive, perdita di peso, ipofosfatemia, osteomalacia, si possono verificare anche sintomi nervosi. Nel caso invece del cadmio possiamo avere un'irritazione del tratto gastrointestinale, nausea, vomito, diarrea, dolori addominali, fibrosi peribronchiale e perivascolare. Nel caso del mercurio, eccitazione, scialorrea, perdita della vista, comportamento anomalo, atassia, masticazione a vuoto, convulsioni. Nel gatto poi si può avere rigidità del treno posteriore, atassia cerebellare e tremore.
Nel caso del piombo abbiamo anoressia, salivazione, coliche e fenomeni diarroici. Fondamentale quindi andarli a trovare questi metalli e quantificarli per farci un'idea del grado di intossicazione e insieme ai metalli valutare anche quei minerali che spesso vengono spiazzati via dal metallo e si accumulano quindi nel sangue. Questo spiega perché ad esempio una calcemia che risulta nel range normale in realtà ci potrebbe essere un impoverimento di calcio nell'osso e in altri tessuti perché è spiazzato dal piombo. Si riversa quindi nel torrente ematico e fa sembrare che la calcemia sia normale, così anche la concentrazione di calcio nell'osso. Oppure condizioni di acidosi, sappiamo che in caso di acidosi il calcio e il magnesio si riversano nel sangue per tamponare il pH e farlo rimanere quindi nella neutralità. Dobbiamo quindi conoscere la presenza dei metalli e minerali nella matrice all'interno dei tessuti organici. Da qui l'importanza dell'esame del bulbo. Studio per immagini a differenza cromatica con elaborazione digitale sulla struttura del bulbo. Questa metodica non invasiva evidenzia la morfologia e il biochimismo del bulbo, visualizza inoltre la presenza degli oligoelementi tossici e nutrizionali, degli amminoacidi, delle vitamine e degli ormoni presenti nelle microarchitetture. I dati riflettono il corrente stato metabolico in tempo reale e il quadro verosimile della situazione in atto. Con l'esame del bulbo quindi possiamo farci un'idea della contaminazione ambientale di un luogo e questo può essere importante proprio per monitorare l'inquinamento ambientale. L'organismo non riesce con i normali processi detossinanti a rimuovere i metalli pesanti senza l'ausilio di sostanze chelanti capaci di legarsi al metallo e quindi trasportarlo all'esterno dell'organismo. Per questa ragione è opportuno seguire periodicamente un programma di disintossicazione, affidarsi a un veterinario esperto del settore che valuterà un sovraccarico di tali metalli, eventualmente suggerire dei prodotti chelanti che serviranno per portare il metallo pesante fuori dall'organismo. Con questo spero di aver sensibilizzato tanti di voi a ricercare i metalli pesanti dei vostri amici a quattro zampe, attraverso un esame quindi del bulbo del pelo per migliorare lo stato di salute nel prevenire e curare tante malattie legate al loro accumulo. E con questo concludo nel dire che prevenire è meglio che curare.